Scalfari, dopo aver detto che voterebbe per Berlusconi, ha pure aggiunto che Berlusconi è meglio di Di Maio, perché Di Maio non è moralmente eleggibile. Ma la politica è una cosa diversa dalla morale. Conta solo la governabilità. Lo diceva anche Alessandro Magno, che della morale se ne fotteva nel più totale dei modi. Aveva fondato un impero enorme, tipo una grande Milano 2. Non pagava le tasse, aveva un grande vulcano in giardino e tre bellissimi anfiteatri. Anfiteatro 4, Anfiteatro 5 e Anfiteatro 1. Che prima della pubblicità dicevano Anfiteatro 1! Tutto molto simile a Berlusconi. Ma Magno ha creato un impero grazie alla governabilità. Perché secondo Scalfari il politico non deve avere morale. Lo diceva anche Aristotele. E quindi ci domandiamo, ma siamo sicuri che Aristotele diceva sta cosa? Scalfari ne è sicuro perché una volta glielo ha detto proprio di persona, durante la ricreazione a scuola. Sì, Scalfari e Aristotele andavano a scuola insieme, ma non nella stessa classe. Scalfari era avanti di un anno, però Scalfari era in classe con Platone, che anche lui insisteva su questa cosa fondamentale, della governabilità. Platone aveva carisma. Anche durante la lezione di ginnastica si faceva sempre una domanda. Meglio un pregiudicato, condannato in via definitiva, delinquente, che si allea con qualcuno, oppure uno bravo, nuovo, onesto, che non si allea con nessuno, a parte Salvini, però vabbè. Ma Platone non sapeva rispondere a questo quesito, e quindi lo chiedeva ad Aristotele, che tra l'altro insegnava ad Alessandro Magno, che andava a dormire, se così si può dire, con le imperatrici. Ma tornando a Berlusconi, secondo Scalfari, questa morale nella politica serve oppure no? Secondo Scalfari, la morale con la politica non c'entra nulla. E difatti, per farcelo capire a tutti, ha fatto un esempio. C'è un onesto, incensurato, giovane, che non conosce i trucchi della politica. E poi c'è uno vecchio, cattivo, scappato da Sing Sing, serial killer, mostro, condannato, che però garantisce la governabilità. Voi chi votate? Vedete, anche voi votereste per Berlusconi. Anche perché non vogliamo mica dare un dispiacere ad Aristotele. Il fatto è che la Repubblica e Scalfari soprattutto hanno fatto la guerra per anni a Berlusconi. E tutto quello che ci aspettiamo adesso noi italiani è un minimo di coerenza. E Scalfari deve aver letto da qualche parte di questa coerenza, che è una bella cosa, ma la governabilità è meglio, ed è meglio anche della morale. E questa cosa non la diceva Aristotele, ma questa cosa la diceva Immanuel Kant, che ovviamente non era a scuola con Scalfari, ma ci faceva judo insieme. E c'è una celebre frase di Kant, una frase bellissima, fondamentale per la filosofia: la legge stellare è sopra di me, la governabilità è dentro di me. Forse Scalfari non sa che non è così. La frase esatta dice questo: il cielo stellato è sopra di me, la morale è dentro di me. Ma Scalfari niente, è convinto che lui diceva governabilità. E dice a tutti di chiedere in giro ad Alessandro Magno e di dirgli che ci manda Platone. Comunque questo cambio di idee politiche di Scalfari mi ha veramente deluso e offeso. Quindi prima di bere questo vi voglio dire che un giornalista non deve essere schiavo della carta stampata. Pensavate che mi prendevo il veleno come il generale croato? No. Xanax. L'uso per dormire.